Milano entusiasmante, batte il Verona in questo San Siro oggi con un tempo un po' londinese, perché sono praticamente tutto, la grandine, la pioggia, come sul sole. È vero che fino a poco fa avevo il T-Wayne, bello, poi anche arrivata di 25 minuti, comunque il Milan poi è entrato in campo e ha vinto con un gol di Rafael Leao che spegne un po' le critiche che c'erano in questi giorni dopo la brutta prestazione in Champions League. Non un grandissimo Leao, però comunque decisivo, perché mi dice 1-0 col Verona con gol di Rafael Leao. Per il resto un ottimo Florenzi, devo dire che si merita secondo me un 7,5 in pagella. È davvero sorprendente questo ruolo un po' misto tra esterno, centrocampista, questo schema tattico di Pioli particolare. Per il resto un Milan abbastanza mediocre, nel senso nessuno che abbia particolarmente entusiasmato, ma neanche giocato così male. Quindi a dire Pulisic forse il peggiore in campo, perché avrebbe sbagliato di tutto. Devo dire che oggi ho ricordato il peggior Brian Diaz, francamente. Pulisic che francamente ultimamente è veramente deludente. Non so se nelle prossime gare Pioli penserà di mettere il suo paese o meno, ma se questo è Pulisic, arrivo. Per il resto facciamo un po' velocemente le pagelle, molto bene Sportiello, perché gli darei un bel 6,5, sicuramente anche 7 Sportiello, 7, perché ha dato personalità molto meno di Tata lo scorso anno, quindi insomma ha fatto una bella partita da Sportiello, ha dato risultato un paio di volte, personalità, insomma così. La difesa bene o male è tutta da 6, sia Kier, Tomori e Maliciao, forse con Ciao un po' meno bene degli altri perché si è fatto ammonire in modo un po' stupido. Per il resto un centrocampo molto bene Musà, che si vede da un 6,5. Renders e Krunic partito da 6 sicuramente, molto bene Loftus-Cheek quando è entrato, sicuramente ha dato quella marcia in più che ha tenuto il Milan molto bene nel finale. Davanti devo dire Giroud, tolto l'assist, ha giocato molto male, peggio di lui ancora Jovic, poi è stato fatto veramente disastroso l'ingresso di Jovic, e è stato anche il giovane Barthesai che ha fatto l'esordio col Milan. E nulla, il Milan con questa vittoria si porta a 12 punti in classifica con 4 vittorie in 5 partite, ma abbiamo momentaneamente al secondo posto e vediamo un po' le altre cosa faranno questo weekend. Forza Milan!